finito gli appunti. Ora la parte divertente, voglio renderli bellissimi. Userò gli evidenziatori. Wow, mi piace! Scambiamo i colori. Oggi mi sento in vena di giallo. Che bello! Non voglio rovinarlo. Oh, mi hai deluso! Pennarello scemo! Ma che ti salta in mente? Oh! Oh? Oh, mi dispiace! È scivolato! Che è successo? È un disastro! Questo è un problema, ma certo so cosa fare! Apporterò alcune modifiche. Taglio una sezione della punta così. Wow, è una meraviglia! Questo andrà bene! Tieni, provalo! Giallo di nuovo! Caspita, non ci credo! Facciamo una prova! Wow, guarda che forza! Sono sbalordita, le righe sono perfette, che emozione! Mai stata così felice! Attenzione, è una lezione monocromatica, ok? Wow, devo pulirmi le orecchie! Io non seguo le regole! Sono furbissima! Niente può fermarmi! Che c'è di male nei colori vivaci? Sono così belli! Che regola stupida! Che succederebbe di così brutto? Aspetta, percepisco un colore vivace qui! Proprio come pensavo! Come hai osato! Devo mettere fine a tutto questo! Ti sei messa nei guai! Oh, salve! Questo lo prendo io e lo getto nel cestino! Non muoverti da lì! Non ho finito con te! Ah, quello che mi serve! Prendi questo! Togliti di mezzo! Che sta facendo? Oh, brucia! È colpa tua! Dammi il cotton fioc! Di addio ai colori vivaci! È sparito! Come ha fatto? Sei la prossima, sono seria! Oggi compito! Spero che abbiate studiato! Yes! Cosa? Me n'ero scordata! Oh no, è terribile! Dov'è la penna? Perché doveva succedere? Annie, vorrei una penna! Eh? Scusa, ho solo questa qui! E adesso che faccio? Sarò bocciata! Cos'è questa lagna? Non ho una penna! Oh, non disperarti, ne ho una di riserva! Un attimo solo, sarà sufficiente! Ecco qui! È uno scherzo! Ci proverò, non sarà facile! Non funziona! Peggiora soltanto le cose! Fammi provare, non posso deludere Luna! Avvolgo la carta di credito con la lana, ancora qualche strato e ci siamo! Ora tagliamo l'eccesso! Sfiliamo la carta dalla lana, non deve disfarsi! Infilo le estremità attraverso il centro, le leggo in un nodo... Voglio fare una palla di lana così! E adesso taglio intorno al bordo! Ci passo il pettine per renderla soffice, mi sto divertendo! Ho delle idee per una nuova acconciatura! La metto da parte e avvolgo un'asticella nella plastica così. Farò un tubo. Applico la colla all'estremità, sarà sufficiente. Dov'è il mio soffice pompon? Oh, eccolo qui! Ci attacco sopra una Barbie e... che bella! Ma voglio farla brillare, mi servono perline! Le metto nell'altra estremità della cannuccia, ma ne servono di più. Ne attacco una al serbatoio, sigillo l'estremità con la colla, non voglio che cadano. Ma c'è ancora una cosa da fare, applicare un adesivo di Barbie. Voilà, penna rosa di Barbie! Che cos'è? Caspita, ma è vera! Oggi sono fortunata! Wow, grazie! Posso finire il compito! Lei è la migliore! Te lo meriti! Credo che possiamo cominciare. È l'ora del compito! E l'ho reso difficilissimo! Affronteremo anche questa. Io finirò di correggere. Non ci vorrà molto. Tanto metterò F a tutti. Non le guardo neanche le risposte. Un attimo, qualcosa non va. La penna non scrive più. Che nervi! Aspetta. Finora tutto bene. La secchiona ha la penna? Aspetta, questa la so. Ci sono. Ma dov'è la mia penna? Intendi la mia penna? Ferma, ladra di penne! Che vuoi? Come dovrei scrivere? Non lo so. Mi ha rubato la penna, cattiva! Non fare la poppante!
Correggo subito il tuo compito. Ecco qui. Sta scherzando! Che cosa vuoi? Ma perché fa così? Oh, va bene. Che cosa ha fatto? Una B più, lo accetto. Levati di torno. Ok. Odio questo lavoro. I bambini sono tremendi. Pronti per il compito? Potete cominciare senza imbrogliare. Bene, ecco qui. Devo solo prendere una cosa. Cosa? Dov'è finita? Aspetta. Non capisco. Wow, che figata! Ma lei dov'è? Io non c'entro. Forse ho le allucinazioni. Taci e mettiti al lavoro. Oh, andiamo, non è giusto. Sapevo che l'avrei spuntata. Promette bene. Che stai guardando? Non è ovvio. Guarda, festa scolastica ed è alle 6:30. Che ore sono? È 3:20 minuti. Dobbiamo prepararci. Non possiamo perdere tempo. Come sto? No, un brufolo enorme. Deve sparire. So cosa fare. Questo mi salverà. Addio, brufolo. Lo terrò premuto contro il brufolo e farà il suo dovere. Ora aspetto. Oh, ma che devo fare? Oh, cos'è quello? Un distruttore di brufoli. Wow, voglio provarlo. Non se ne parla. Pazienza, non lo volevo comunque. Aspetta, ho un'idea. Chissà. Vale la pena provare. Userò una matita per unire i brufoli. Il righello manterrà le linee dritte. Ora colorerò i brufoli. Verrà benissimo. Aggiungo alcuni ritocchi finali. È favoloso. Pronta per la festa. Arrivo! Sono emozionata! La scuola è così noiosa, farò un po' di acquisti online. Wow, che carina! È chiaro che Sunny stia parlando di me. Sono più che carina. Sono contenta di aver trovato questo cartone. No, Annie, il mio cuore batte ogni volta che mi sei vicina. Prendi questo come pegno del mio amore. Mua. Oh, wow, un Pop-It d'oro! Figo! Aspetta, guarda questo, è enorme! Lo adoro! Oh, è così fortunata! I ragazzi a me non portano mai regali. Vorresti un bel Pop-It? Ma per favore, che ci vuole? Vi mostrerò io un vero Pop-It. Preparatevi ad essere stupite. Che ne pensate, eh? Quelli sono diamanti? Oh my God. È incredibile! Non può essere! Io voglio solo il meglio. È stato fatto apposta per me. È incredibile! Ho un'idea. Ho bisogno della mia vecchia gomma da masticare. Non ha neanche perso il suo sapore, buonissima. Ora faccio una bella bolla. Ma non deve scoppiare. E fin qui tutto bene. L'attaccherò al cartone. Mi serviranno molte più bolle. Sai che c'è? Mi sto divertendo. Dovrebbero bastare. Il mio Pop-It personale. Mi piace. questo avatar è così noioso. Questo vestitino non va affatto bene. Quale sarà mai? Eccolo. Pronto? Che ne pensi di venire adesso? Problemi di moda? Ok, da qui. Adesso possiamo metterci al lavoro. Cominciamo dagli accessori. Ehi, smettila di toccarmi i capelli. È per il mio avatar. Non so proprio a cosa stavi pensando. Staresti zitta o no? Che tipa! Vedi? Aiuta lei! Fammi vedere che posso fare qui. Potrebbe funzionare, sì. Audace, direi. È troppo? Forse ha bisogno di un'arma da abbinarci?
proprio. So cosa fare. Sì, questa è perfetta. Mua, bellissima. Vuoi giocare, ho capito? Vediamo. Sì, ma guarda che bei capelli. Mi starebbero troppo bene. Eccomi qui, cambiamo stile oggi, che ne pensa? Oddio, le starebbero d'incanto! Un gioco da ragazzi. La farò risplendere. Brillerà come una stella. I capelli lisci fanno la differenza. Non dimentichiamo il colore. Sì! Il mio lavoro qui è finito, un capolavoro! Oh, è il miglior parrucchiere del mondo! Mi dia uno specchio per vedere come sono venuta. Sì, va benissimo! Oh, cos'è stato? Ah, che bel sonno! È ora di prepararsi! Niente acqua! Come farò a lavarmi? Almeno posso lavarmi i denti. Chi ha bisogno di uno spazzolino? Un po' di menta fresca. Ok. Dovrà andare. Cosa dovrei indossare? Ok, questa è carina. Beh, dovrà andare. No, no, quello yacht è troppo piccolo. Alzati e risplendi. Oh, giusto. Immagino che dovrò essere creativa. Wow, sono brava. Ehi, svegliati, yuhu. Lo so io, non sarai in grado di resistere a questo. Oro, che sogno meraviglioso. Ottimo lavoro come al solito. Sto solo facendo il mio lavoro. Addio. Oh, già mattina. Dov'è la mia truccatrice? Pronto? Ho bisogno del tuo aiuto. Cosa posso fare per lei? Devo essere bellissima, ho bisogno che tu mi trucchi. Ti costerà? Dove sono i soldi? Bene. Prendi. Sul serio, non esiste! Devo fare tutto da sola? Cosa succede, ragazza? Come... Oh no! Oh, scambio, per favore! Perché abbiamo tutti questi brufoli? Mi sembro un mostro! Ah! Maggiordomo, ho tanti brufoli! Oh, cara... Ora ti aiuto io. Nasconderemo ogni imperfezione. Un po' di scintillio cura tutto. Perfettamente camuffato, vedi? È davvero fighissimo! Grazie! E adesso? Ecco a te la tua ricompensa! Oh, ma che bella giornata! No, e io! Anche io ho un brufolo! Per favore! Ho questa bella banana! Fammi vedere cosa posso fare. Hai solo bisogno di coprirlo. E questo andrà sicuramente bene. Ecco, arrivederci! Quante cose si possono fare con i soldi! È già mattina! Buongiorno, mondo! Oh, maggiordomo! Ah, è tutto per me! E sono nuovi di zecca! Direttamente dalla passerella. Voglia di rosso per oggi? Fatto a mano. Sì! Perfetto! Anche questo giallo è sbalorditivo. Oh! Quello! Questo qui? Se lo dici tu? Un altro! E anche quello! Eccoti qui! Sì! Dammeli tutti! Sta piovendo moda qui! Go!
Non pensi che siano troppi? Saranno tutti così gelosi? Accidenti! Non mi sono mossa tutta la notte! Sì, farei meglio a prepararmi! Cosa indosserò oggi? Aspetta! Ups! Ho solo questi di vestiti! Se si possono chiamare così, immagino che potranno funzionare! Non posso mostrare la mia faccia con della spazzatura simile! Oh, cosa c'è qui dentro? Altri vestiti! Disgustoso! E questo è ancora più strano! Aspetta, questo sembra un vestito! E ha davvero del potenziale! Chissà se andrà bene! Oh, è un sacco di stoffa! Niente che mia nonna non possa aggiustare! Puoi aggiustare questa cosa, per favore? Wow! Il vestito troppo a lungo? Allora taglia delle maniche per farlo stare più in alto! E fatto! Accidenti, è stato veloce! E questa cintura ci sta benissimo! Ottimo! Oh, Ava un nuovo zaino, che bello! Magari potessi averne uno così! Le braccia sono gratis, invece! Ci sono quasi! Ehi! Il mio hot dog! E la mia maglietta nuova di zecca! Scusami! Fa nulla, succede! Sono tutti i tuoi libri, questi? Sai, forse posso aiutarti io! Prendi una maglia e ritagliala in questo modo! Usa le forbici! Perfetto! Adesso qui sul fondo fai due piccoli tagli sugli angoli! Attacca una graffetta a uno spago e fallo passare così! Spingilo bene con le dita! E una volta dentro, fai due nodi all'estremità! Ripiega dall'alto verso il basso, sistema lo spago e cuci tutto! Ecco un bello zaino fatto in casa! Ti piace? Wow, è fantastico! Quanto è capiente, poi! Ed è completamente gratis! Come ti sembra? Ti devo proprio un favore! Ciao! La scarpa! Oh, quasi dimenticavo! Grazie mille! Non so cosa mangiare, c'è così tanto tra cui scegliere! Ma papà, voglio un unicorno! Ehi, qua giù! Te la prenderò subito! Mi raccomando! Ecco qui! Buon appetito! Ah, perché devo stare accanto a lei? Oh no, non l'hai fatto! Cameriera? Grazie! È tutto così... povero! Oh, questo è perfetto! Il suo pasto, signorina! Ho gusti costosi, io! Delizioso, non è per tutti! Che cosa? Ehi tu, qua giù! I vostri soldi, signorina! Buonissimi! Cosa? Non ci credo! Oh, oro! Buonissimo! Sono entrambe ridicole! Sono così affamata, ho bisogno di qualcosa da mangiare! Ma cosa? Non c'è molto tra cui scegliere, accidenti! Ma so cosa fare! Questo colore mi sta bene, che la caccia abbia inizio! Ha? Buoni e succosi! Immagino che questo sia simile al fast food! Facilissimo!
Che meraviglia! Amo i ragni. Cosa? Oh, giusto, mi ero dimenticata di queste due. Devo trovare un nuovo lavoro. A chi tocca adesso? Ciao! Fa un bel sorriso, bravissima! Cheese! Mai sentito parlare dei dentisti? Cosa? Fanno davvero schifo! Tornate bianchi! Qualcuno mi spiega che succede? Che imbarazzo! Ehi, forse ho un'idea! Ritagliamo un rettangolo di carta cerata così. Poi mettiamoci del dentifricio. Proprio niente male! Spargiamo un po' di bicarbonato. E fatto ciò spalmiamo tutto col dito. Pronta all'uso! Applichiamola bene sui denti. E adesso aspettiamo un po'. Dopo circa 20 minuti rimuoviamo tutto. E guarda che sorriso! Bel lavoro! Fai un bel sorrisone adesso! Signorina, il suo pasto è pronto. Sì, grazie, lo serva pure. Buon appetito, signorina. Io adoro il caviale. La quantità giusta. Oh, quasi dimenticavo. Mi faccia una foto. Mi raccomando l'angolazione. Sì, molto bene, direi. Vediamo, quale dovrei postare? Questa piacerà a tutti, sì. Sei qui! Questi sono per te. Oh, a che serve? Non lo voglio. Ho portato il mio. Ok. Assicurati di prendere il mio lato migliore. Va bene questa illuminazione? Certo! Solleviamo alcuni pesi. Oh, senti che dolore! Stai bene? Ora basta. Mettiamoci a terra. Pronta? Com'è faticoso. Oh, sei adorabile. Va bene. Adesso basta, è troppo. Che lavoraccio. Ecco il tuo telefono. Sul serio? Sto malissimo, a che stavi pensando? Questa stanza è così disordinata. Facciamolo. Sono pronta. Come sono arrivati questi qui? Sono così pigra. Ma ho un'idea. Se appendo i jeans sopra questa porta, poi la richiudo. E adesso infilerò la scopa attraverso i passanti della cintura. Sono perfetti per fare i pull-up. Il dolore fa parte del processo. Wow, è fantastico! Mi è venuta un'altra idea. Sto in fissa per il fitness. Posizionerò le sedie in questo modo. Sarà molto più difficile. Forse posso usare questo panno. Devo fare anche le gambe. Oh, domani sarò a pezzi. E il pavimento è pulito. Che bell'allenamento. Oddio, quel gallo. Sono così stanca. Immagino che dovrei alzarmi. Cos'è quell'odore? È così disgustoso. Ah, sono io. Che dovrei indossare oggi? Solo questa è tutto quello che ho. Una sola maglietta. E ha un buco. Devo indossare qualcosa. Suppongo che dovrà andare. È così ingiusto. Vorrei avere un nuovo guardaroba. Cos'è quello? Oh, me n'ero dimenticata! Forse potrei usarlo per trovare un nuovo vestito. Sarà fantastico! Che carino! Qualcosa di più casual? E adesso?
Il rosso mi sta bene. È un peccato che io non abbia nessuno di quei vestiti. Solo questa vecchia maglietta. Sai che c'è? Sarà divertente. Wow! Pronto? Ah, questo lecca-lecca è così gustoso. Oh, ehi tu, che sta succedendo? Oh, che bel cibo dorato! Devo assaggiarlo. Vattene, lecca-lecca. Devo fare piano. Non so cosa sia, ma lo voglio. L'assaggio. Devo dire che è disgustoso, che schifo. Oh, guarda che figo. Non è interessante? Sono così appiccicosi. Assaggia. Beh, grazie. Hai qualcosa tra i denti. Comunque sia, schiaccialo bene. Oh, hai ragione, è così morbido. Mi piace. Oh, sono finiti. Ho un'idea, ascolta. Oh, capisco, perfetto. Yuhu, maggiordomo. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Intanto prendi una ciotola di cioccolatini bianchi e falli sciogliere. Gonfia un palloncino e versaci sopra il cioccolato. Potresti fare un po' di casino. Assicurati di coprire il palloncino e una volta fatto, lascia che il cioccolato si solidifichi. Prendilo. Wow! Ascolta quel crack. Senti come si sta spaccando. Te l'avevo detto. Ed è così facile da fare. Lo adoro. È stato così divertente. Cavolo, dov'è la chiave dell'armadietto? Ah, eccola. Il mio righello fortunato. Fatto. Ah, pipistrelli! Via! Bene, sono andati. Che mi serve? Accidenti, qui dentro è un disastro. Sono quasi imbarazzata. Vediamo. Questa è spazzatura. Una gomma da masticare. Ed è ancora buona. Molto bene. Meglio andare a lezione. Accidenti. La prigione è noiosa. E non parliamo del mio appetito. Pronto? Chef? Vorrei un po' di cibo. Certo, signorina. Ecco a lei. Il suo hamburger d'oro. Bello. Sì, davvero delizioso. Un vero pasto gourmet. Ecco a lei, signorina. Buon appetito. Molto bene. Assaggiamo questo hamburger. Mi serviranno i guanti d'oro per mangiarlo? In effetti sono i miei preferiti. Molto bene. Immagino sarà delizioso. Adoro gli hamburger. Eh? Aspetta, cos'è questo? Una moneta d'oro? Chef, come lo spiega? Oh, mi deve essere scappata. Non si arrabbi. Non si preoccupi, va tutto bene. E ora torniamo a mangiare. Sono contento che le piaccia. Bisogna allenarsi, anche in prigione. Che fatica! Mi serve una pausa. Accidenti, che fame! Vorrei del cibo. Aspetta, so cosa fare. Sì, ho ancora il mezzo sandwich che avevo nascosto. È ora di pranzo. Oh, i miei denti! Ma che diamine? Cosa? Mi sono rotto un dente! Com'è possibile? Oh, il panino sempre! Forse uno di questi visori VR sarà divertente. Oh, questo sembra interessante. Sì, signorina, come posso aiutarla? Prendi questi occhiali VR per me. Eccoli. Grazie, ecco a lei. Può andare. Oh, sono piuttosto emozionata per questi occhiali. Lo ammetto. Ecco, questi sono per te. Indossali. Bene, iniziamo a usarli. Cos'è? Un gioco da combattimento? Fai tu. Certo, me ne occupo subito. E vai, ce l'hai fatta. Vediamo. Che c'è di interessante qui? Oh, wow! Questi occhiali VR! Vediamo se posso permettermeli.
Svuotiamo la borsetta. Oh cavolo, non ci va neanche vicino. Non credo che riuscirò a comprarli. Un momento, ho un'idea. Mi servono solo queste forbici. Fatto, perché comprarli quando posso costruirli? Ho gli occhiali e l'immagine all'interno. Ok, facciamo un tentativo. Wow, bene, iniziamo a combattere. Oddio, cos'è stato? Sta attenta. Ci è mancato poco. Così tanto? Questo hamburger sembra fantastico, sono così affamata. Buon appetito, signorina. Non di nuovo. Sono così stanca degli hamburger d'oro. Almeno non sono noodles. Quello sembra buonissimo. Mi piacerebbe avere un po' di noodles. Eh sì, vuoi fare a cambio? Certo! Non vedo l'ora. Ha un buon odore. Non mangio un hamburger da così tanto tempo. I miei denti! Che cos'è? Una catenina d'oro? Perché era lì dentro? Beh, gli dà sapore. Se lo dici tu. È così succoso. E adesso? Un anello di diamanti. Questo è il mio giorno fortunato. È così bello. E mi sta anche bene. C'è qualcosa di gommoso qui dentro. Una carota di plastica. Oh wow! Che importa? Questi noodles sono buonissimi. Dovremmo fare a cambio più spesso. Ce la posso fare? Dovrebbe essere divertente. Niente panico, mi sono allenata un sacco. Non è male. Sono d'accordo. Fin qui tutto bene. Ce la faccio. Non ci credo. Sta andando tutto troppo bene. Devo fare qualcosa. Sarà epico. Rendiamo le cose interessanti. Caramelle. Mi adorano. Non è andato secondo i piani. E ora il gran finale. Ecco fatto. Fantastico. Incredibile. Siete così cari. È ora dell'esibizione principale. Continuate ad applaudire. Rimarrete estasiati. Oh, ma è terribile. Sicuramente vi piacerà. Non posso guardare. Fermatela. Ta-da! Terribile. No. Che ne sapete di cheerleader? Oh no. Ora sì che ci siamo. È la cosa migliore che abbia fatto. Basta ridere. Sul serio. Aiuto. Che stai facendo lì? Grazie. Tira più forte. Non ti preoccupare, ci penso io. Andiamo. Sei così forte. Lo so. Gina, vieni qui. Chi pensi abbia vinto? Stacy o Gina? Diccelo nei commenti. Dipende tutto da te. È una decisione importante. Ma oggi è il compleanno di Ava. Come ho fatto a scordarmelo? Dovrei avere un regalo per lei da qualche parte. No. Questo è... Nah. Un pallone da spiaggia? No. Ma certo, il Pluriball. Tutti adorano questo coso. E posso farci tantissime cose. Tipo... Ci sono. Ritagliamo un quadratino e coloriamolo con precisione in alto. Bisogna essere il più precisi possibile. Da qui in poi coloriamo tutto. Non è carinissimo? Ehi! Ciao! Buon compleanno! Ti ho fatto qualcosa di speciale? Ma grazie! Quanto è divertente! Ci posso giocare per ore ed ore.
Sono contenta ti sia piaciuto. Adoro la mia amica. Oh, ecco la mia canzone. Senti che noia oggi. Non ci sono neanche meme decenti. Wow! Oddio, è un vero affare. Ehi, guarda quest'anello. Insomma, guardalo. Non pensi anche tu che mi starebbe benissimo? Ok, vediamo quanto ho. Non molto. Solo un dollaro! Oh, va bene, mi accontento. Questi dolci sono a forma di anello! È la mia occasione. Ehi, ti ho preso un anello. Te lo meriti. Accidenti, grazie! Wow, mi sta benissimo! Ho avuto un'idea migliore. Adesso ho tantissimi anelli. Che belli, ti stanno benissimo. Dov'è? Sei qui. Questi sono per te. Oh, a che serve? Non lo voglio. Ho portato il mio. Ok. Assicurati di prendere il mio lato migliore. Va bene questa illuminazione? Certo! Solleviamo alcuni pesi. Oh, senti che dolore! Stai bene? Ora basta! Mettiamoci a terra. Pronta? Com'è faticoso! Oh, sei adorabile! Va bene! Adesso basta, è troppo! Che lavoraccio. Ecco il tuo telefono. Sul serio? Sto malissimo. A che stavi pensando? Questa stanza è così disordinata. Facciamolo. Sono pronta. Come sono arrivati questi qui? Sono così pigra. Ma ho un'idea. Se appendo i jeans sopra questa porta, poi la richiudo. E adesso infilerò la scopa attraverso i passanti della cintura. Sono perfetti per fare i pull-up. Il dolore fa parte del processo. Wow, è fantastico! Mi è venuta un'altra idea. Sto in fissa per il fitness. Posizionerò le sedie in questo modo. Sarà molto più difficile. Forse posso usare questo panno. Devo fare anche le gambe. Oh, domani sarò a pezzi. E il pavimento è pulito. Che bell'allenamento. Cosa manca a questo avatar? Non ci sono molte opzioni qui. Anche lui è stanco. Devo fare una pausa. Ehi, ciao! Tu, vieni qui! Io? Ecco con cosa sto lavorando. Mi serve un piccolo aiuto. Ti piace questo look? Ah, ok. Il martelletto va bene, giusto? Forse... No! E questa padella è potente! Sì, esatto! Mi hai aiutato tantissimo! Puoi andare... Combatti! Dai, l'ho quasi preso! Che bel sole oggi, eh? Che leggi? Sembra roba costosa! Qualcuno ha voglia di gioielli, eh? Torno subito! E salve, per caso ha qualcosa di simile? È il suo giorno fortunato. Che ne pensa? Non so se posso permettermelo. E questo? Sembra persino più costoso! Allora questo, forse? Oh! Aiuto! Che posso fare, ragazzi? Ma certo!
Prendiamo un pennarello e con la penna per colla creiamo un bel design. Continuiamo facendo in modo che giri tutto intorno. Quando è asciutto, via il pennarello. Wow! Che c'è? Scegli una mano. Questa. Ok, questa. Ta-da! È per me! Grazie, è così originale! Un vero anello tutto per me! Di questo non ho più bisogno. Lo adoro, grazie! Oh, se ne sono andati tutti? Perfetto! Oh, sei qui! Il menù, signorina. Quante cose buone! Che prezzi, però! Quanti soldi ho con me? Oh, che pena! Sai una cosa? Voglio questo! Porridge! Ok. Mi mancava questo posto. Oh? È Annie! Ma quanto è bella! Ciao! Che bello rivederti! Abbiamo un sacco di cose da raccontarci! Non hai idea? Dio, ma che vuole questa stracciona? E guarda che capelli! Ma chi sei tu? Cosa? Sono io, Kate! Siamo migliori amiche, vedi? L'hai fatta con Photoshop, quella? Mi stai mettendo paura! Annie, aspetta! Ma che cosa l'hai preso? Questa serata è un vero incubo. Il suo porridge? Buon appetito, miss. Non sembra un granché. Dov'è il condimento? Sul menù era diverso. Capisco. Vuole qualche condimento? Ecco. Contenta? È incredibile! Però devo pur sempre mangiare. Non ha un bell'aspetto. Il sapore è anche peggio. Ma forse posso fare qualcosa. Devo solo fingere che sia un delizioso hamburger, giusto? Con tantissimo formaggio e della carne succosa. Funziona! Il mio preferito! Che salsa divina! La cena più buona di sempre! A scuola! Dove ho messo i libri? Ah! Serve sempre così tanta roba! Dimentico qualcosa? Dove sono le penne? Eppure le ho viste qui in giro! Oddio! Ridammi l'astuccio, stupido topo! Serve più a me che a te, ok? Non ci posso credere! Una vecchia confezione di patatine! Forse questa può andare! Con un po' di colla lungo i lati, così! Fai poi zigzag e rovescia la confezione! Mettiamo la colla sulla parte in fondo così. Non dimentichiamo la parte centrale. Una fantasia a quadri ci starà bene, sì. Eccoci. Adesso rivoltiamo tutto quanto e incolliamo il coperchio. E aggiungiamo una bella zip. Visto che astuccio! Wow! Certo che ci so fare col fai da te. Non voglio fare tardi! Guarda che cosa ho io! Vuoi provarlo? Sono i migliori! Mi piace quello blu! Io scelgo te! E dentro vai? E chiuderò il coperchio! Questa è la parte più divertente! Schiacciarli! Ah, quanto mi piace! Deve andare nella sua nuvola! Lo spremo dentro! E
E adesso devo aspettare. Mi truccherò. Dovrebbe essere abbastanza, sì. Che bello! Oh, è così dolce! È davvero adorabile! Sono troppo carini! Potrei farlo tutto il giorno! Gnam gnam! Puoi farmi una foto? Sorridi! Lascialo, è mio! Ups! Un ananas! Da dove arriva? Penso di avere un'idea! Prendi un pezzo di cartone e crea questa forma. Poi usa una piastra per capelli su un quadratino di schiuma. Metti la schiuma su un righello con cerchi e inserisci una biglia. Crea una rientranza nella schiuma. Così è perfetto! Ripeti l'operazione finché non riempi tutti i buchi nel cartone. Applica della colla commestibile sul cartone. Mettila lungo tutto il bordo. Poi metti la schiuma e premi per fissarla. Capovolgi il cartone e metti l'altro pezzo di schiuma sopra. Facendo piano, spingi le bolle di schiuma attraverso i fori. Utilizza una piccola striscia di schiuma per fare il bordo. E poi metti altre strisce in orizzontale. Taglia la schiuma verde in modo che somigli alle foglie dell'ananas e avrai un poppit tropicale. Funziona! Che figo! Tieni, provaci! Cosa vi credete di fare? Non è il ricercato. Questo sì, però. Abbiamo il nostro criminale. Intendo l'ananas. È bellissimo! Credo di aver proprio colto il lato positivo dell'insegnante, ma c'è un'altra cosa da fare. Avrò bisogno di questa vernice e la metto sul cancellino. Non deve essere tanta e userò colori diversi. Ora lo metto di lato. Tutto pronto! Oh, eccola che arriva! Buongiorno, classe, iniziamo! Ah, è uno scherzo? Chi è stato? Dai, rivelati! Credo che non lo sapremo mai. Assomiglia proprio alla preside, ma bisogna cancellarlo. Cosa? Non capisco! Immagino lo troviate divertente! No, posso spiegare! Non sono stata io, è stata Lizzy! Come si permette? Non ho mai visto questa cosa prima d'ora! Beh, qualcuno è stato! Bene, c'è solo una cosa da fare! Non mi licenzi, aspetti! Che cosa sta succedendo? Dove siamo? Oh, sembra divertente! È il momento di fare una bella challenge di disegno! Sarà facilissimo! Fiu, pensavo di essere in ritardo. Ecco il mio foglio. Credo che rimarrà piacevolmente sorpresa. Credo che tu abbia sbagliato video. Ma visto che sei qui... Vediamo. Ok, fin qui tutto bene. Che tensione. Interessante. È un U bene o un U male? Questi sono per lei. Oh, che cosa dolce. Sai, sono generosa oggi. Ecco il tuo voto. Lavoro eccellente. Continua così. 10 più. Wow! Questi sono per lei. Ah, non faceva parte dell'accordo! E mi riprendo questi, arrivederci. A volte odio questo lavoro. Non se lo aspettava, eh? Che colpo di scena! Aspetta un attimo, quei fiori mi hanno fatto venire un'idea. Rivestirò la forchetta con la vernice. Poi l'appoggio sul foglio. Farò lo stesso con colori diversi. Riempio tutto il foglio. Ma c'è ancora molto da fare. Ora prendo un pennello e applico con cura la vernice verde sotto. Poi posso dipingere uno stelo, faccio lo stesso con gli altri. Poi dipingerò le foglie, non importa se la vernice è sbiadita, l'effetto è migliore. Ora posso aggiungere l'erba. Ecco qua. Sono abbastanza soddisfatta. E ora tocca a lei decidere. Sembra carino. Cosa? Devo pensare a qualcosa. Cosa ho in tasca? Non molto. Che potrei farci? Perderò sicuramente! A meno che... Credo di avercela fatta! Dovrò mettere la biglia all'interno del palloncino, poi ci avvolgo intorno un elastico. Dopodiché bisogna mettere il palloncino al rovescio così. Ora lo gonfio. Ha solo bisogno di un po' d'aria. Dovrebbe andare bene. Lo immergerò nella vernice. Voglio coprire la parte inferiore. E ora posso premere sulla carta. Voglio lasciare un'impronta. Lo farò ancora un paio di volte. È già molto bello. Questo sarà l'ultimo. Ora ho bisogno di vernice gialla. Colorerò il centro dei cerchi. Poi è il momento della vernice verde. Dipingerò gli steli. Poi aggiungo le foglie. Wow, mi piace molto. Vorrei che qualcuno mi regalasse dei fiori così. Penso di aver finito. Cosa ne pensate? Non è poi così sicura di sé, eh? Beh, non dipende da noi. Non hai alcuna possibilità. Fiu, per fortuna è finita.
Aspetta, devo segnare anche questi. Va bene, Lizzie, andiamo avanti. Ok, è creativo. È difficile, quindi pareggio. Lo prendo io! Mi chiedo cosa ci sarà dopo. Aspetta! Pronto? Sveglia! Ehi! È così succoso. Aspetta un secondo, torno subito. Mi piacerà. Dove sono? Ehi! Wow, ha funzionato! Scusate, mi sono assentata un attimo. Questa è la vostra prossima sfida. Voglio che disegnate un hamburger. E assicuratevi che abbia un aspetto gustoso. Cosa? Potrebbe essere complicato. Aspetta, ho la risposta proprio qui. Facilissimo. Metterò il pop-it proprio qui. Poi dipingerò intorno al bordo. Per questa parte userò la vernice arancione. Poi riempirò i pallini. Successivamente userò la vernice verde per la lattuga. Che fame! Una volta pronto lo capovolgo. E premo i pallini. È una bella sensazione! Mi piace questa challenge! Artistica e divertente. Ok, concentrati. Solleverò delicatamente il pop-it e mi rimane un hamburger. Sembra buono. Guarda, prova a battermi. Ti do un bel 10 per l'impegno. Almeno ci hai provato. Dammi un secondo. Ah, questo è ciò che sto cercando. Ho pagato per la consegna espressa. Grazie, sembra delizioso. Ma non lo mangio. Per ora. Disegnerò intorno al panino. Sembra buono. Aspetta, non è quello che avevo programmato. Come ho fatto a sbagliare così tanto? Devo averla. È ora di pescare un po'. Preso! Ora devo farlo venire qui. Vieni dalla mamma. Credo che tu debba vedere questo. So cosa fare. Traccerò una linea attraverso il cerchio. Voglio dividerlo in sezioni. Inizia a sembrare un hamburger. Per fortuna ne ho uno vero come riferimento. O almeno pensavo di averlo. Ups, hai perso qualcosa. Era proprio qui. C'è qualcosa che non va. Ci siamo? Fatemi vedere i vostri hamburger. Ma il mio hamburger! Spero ti piaccia. Non è giusto. Non ho idea di cosa tu stia parlando. Eccellente, Lizzie. Che roba è? La prossima volta andrà meglio. Vince Lizzie. Non lo dimenticherò. Na 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 na. Pronti per il prossimo round? Aspetta, qualcuno mi sta mandando un messaggio. Cosa? Mia nipote? Oh no, mi ero dimenticata! Non ho tempo ora. Nonna! Oh, ti si scioglie il cuore. È bello vederti, tesoro. Oh, la vernice! No, ferma! Sei cattiva! Non c'è problema, ce ne sono altri laggiù. Oh no, non è vero! Ma voglio dipingere, tu mi rovini sempre il divertimento. Per favore, non piangere. Ecco, prendi questa penna. Puoi fare un bel disegno. Ok, posso farlo. So esattamente cosa fare. Vedrete che sorpresa. È la mia mano, vi piace? Wow, geniale. Mi è venuta l'ispirazione. Iniziamo. Disegno il contorno della mano, poi traccio due linee orizzontali, poi aggiungerò alcuni dettagli. Vedrete che sorpresa! Ora devo disegnare un becco e un'ala. Sta iniziando a prendere forma. Poi devo colorarlo. Userò il rosso per il becco. Voglio che sia luminoso e colorato. Deve avere un aspetto esotico. Ho finito! Ed è proprio quello che volevo. Guarda un po'. Non è male, eh? Ehi, nonna! Guarda! L'ha fatto con la sua mano! Wow, com'è talentuosa! Niente di che. Ora vi stupirò. Appoggio la mano sul foglio con il pollice in fuori. Poi segno il contorno, ma lascerò un piccolo spazio su un lato. Qui farò una linea ondulata. Poi disegnerò una faccina felice sul pollice. Carina! Poi mi serviranno due piccole antenne. Traccerò delle linee lungo il pollice. Una volta fatto questo, trasformerò la mano in una foglia. È un processo piuttosto semplice. Ora posso colorare. Userò il verde per la foglia, il colore perfetto per il mio bruco. Wow, ho fame! Gli colorerò la lingua di rosso. Wow, è impressionante! Mangia, piccoletto! Non è male, ma il mio uccello è meglio.
Lo scopriremo presto. Sei tu a scegliere la vincitrice. Wow, che responsabilità! Mi piace questo uccellino grazioso. Ahem, da questa parte. Ehi, nonna, credo di aver preso una decisione. Oh, ok, la vincitrice è... entrambe. Davvero, wow! Ben fatto. Sei così morbido e soffice. Posso tenerlo io? Oh, mi è venuta un'idea. Disegno un gatto, speravo lo dicessi. Non è così in fretta, rendiamolo più interessante. Stavolta con gli occhi bendati. Cosa? Ma dai! Aspetta, ce n'è solo uno. Dobbiamo condividerlo? Giochiamocela. Il perdente lo indossa. Vuoi giocare con me? Ok, mi sembra giusto. Vai! Ho vinto! Woohoo! Non essere un cattivo vincitore. Finiamola con questa storia. Non ci vedo senza occhiali, ho paura del buio! Dov'è la penna? Ah, l'ho trovata! Speriamo vada tutto bene. Com'è la situazione? Preferirei non dirlo. Meglio iniziare. Come devo fare? Aspetta, cos'è? Questo problema matematico potrebbe aiutarmi. Ecco, questa è la risposta. Chi avrebbe mai pensato che la matematica fosse così utile? Ecco, inizierò disegnando un 5. Poi due zeri qui. Aggiungerò delle linee all'interno degli zeri. Questo cerchio grande sarà il muso del gatto. Aggiungerò un naso e dei baffi. E poi due occhi assonnati. Poi disegnerò le orecchie. Farò il giro e collegherò i 5. Poi disegno una coda. Mica male, eh? E ora un po' di striscette. Su tutto il corpo. Una volta finito procedo con i colori. Per le strisce userò un marrone scuro e colorerò il corpo di marrone chiaro. Darà un bel contrasto. È perfetto! Dai un'occhiata! Ti ricorda qualcuno? Wow, è come guardarsi allo specchio! Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Come sta andando? Ho un buon presentimento. Anzi no, non è il mio lavoro migliore. Se socchiudi gli occhi sembra un gatto. Seriamente? Direi che qui è chiaro chi vince. Dai, dillo! Bellizzi, aspetta! Ho fatto del mio meglio! Non essere triste! Non so cosa fare! Ok, hai vinto tu e anche tu! Mi prendi in giro! Davvero! Funziona sempre! È uno scherzo! Non vedevo l'ora di farlo! Non c'è niente di meglio di una tazza di tè caldo! Oh, quasi dimenticavo! Ci va qualcosa vicino! Un gustoso lecca-lecca! Che ne dite? Credo di essermelo guadagnato! Cosa dovremmo farci con quello? Sto provando a pensare, mi sto spremendo! Oh, ho un'idea! Ho il mio lecca-lecca! Lo tenevo per dopo la lezione, ma questo è più importante! Lo metto qui! Posso usarlo come modello, è una buona somiglianza! Ora lo colorerò di blu! Userò il rosso per il bastone! Mi fa venire l'acquolina in bocca! Uso un pennarello bianco per fare i riflessi. Poi posso usare una matita normale per fare le ombre. Lo rende più realistico. Non mi serve più. Ehi! Sì? Questo è per te. Davvero, è molto gentile da parte tua. Mi piacciono i lecca-lecca. Non riesco a prenderlo. È un piccolo oggetto scivoloso. Cosa c'è che non va? Ci è cascata con tutte le scarpe, è un disegno! Mi hai presa in giro! Beh, chi la fa l'aspetti? Inizio piegando un foglio di carta, voglio fare una piega. Poi disegnerò attraverso la piega. Voglio che assomigli a un lecca-lecca. Questo sarà il bastone. Ora posso aggiungere il colore. La metà superiore sarà rossa, poi la metà inferiore verde. Aggiungerò alcuni dettagli, voglio che abbia un bell'aspetto. Ora aprirò il giornale. Traccerò una lunga linea rossa. Voglio unire le due metà. Ora cambierò colore. Voglio creare un effetto arcobaleno, è proprio quello che volevo. Poi richiuderò il foglio. Divertente! Questo bisogna vederlo. Tutto qui. Oh, per favore. Aspetta, c'è qualcosa che non va. Non riesco a tirare sulla carta. Che cosa sta succedendo? Non lo so, è colpa tua, vero? Cosa? Non ho idea di cosa tu stia parlando. Non è finita. Io credo che lo sia. Wow, guarda qua, geniale! Dovresti essere molto fiera.
E tu, Lizzy? Aspetti! Sto aspettando! Mi dia solo un secondo! Sono delusa, Lizzy! Beh, hai vinto! Oh, grazie! Che cosa cattiva! È davvero facile quando ci pensi! Di che sta parlando? Sono così confusa! Oh no, non adesso! Ho finito i fogli! Ho trovato, userò delle banconote! Oh, me ne servono altre! Potrebbe rallentare un po'? C'è molto da scrivere! Un momento, che ha detto? Dammi solo un secondo, potrebbe ripetere? Io non capisco! Ora la parte importante vi piacerà di sicuro! È semplicemente emozionante! Prenderò in parola quello che dice. Anche io ho finito i fogli. Ehi, la mia mano! Scriverò su questa. Ci sono troppe informazioni. Ma cosa? Il tempo è finito, accidenti. Beh, ragazzi, la lezione è conclusa. Meglio pulire tutto. Ecco, peccato, era divertente. Ci vediamo. Come? Non avevo finito. E ora che facciamo? Non male, adoro questo rossetto. Non voglio arrivare tardi a lezione. Attento! Oh, che è successo? Mi verrà un bel vernoccolo. È meglio che raccolga le mie cose. Questo non è mio, guarda che strano. È il tuo quaderno questo? Che eleganza! Dammelo, non sai apprezzare le cose belle. Ecco il mio timbro. Adesso timbrerò tutte le mie cose, così vedrai che cosa mi appartiene. Non mi importa molto. Una colla stick, questo potrebbe tornarmi utile. Non ho bisogno di un timbro elegante. Questa farà proprio al caso mio. Mi metto subito al lavoro. Mi servirà un taglierino, lo userò per intagliare la colla stick. Rimuovo alcune sezioni e farò con calma. Basta un errore per rovinare tutto. Eliminerò questa parte. Sì, dovrebbe andare. Ora mi servirà un po' di colore. Userò degli acquerelli. Farò in modo che la colla stick sia ben coperta. Ok, è il momento della verità. Premendo sul foglio rimane l'impronta. Ma che diamine! Anche tu hai un timbro. Ora ti faccio vedere. Ah, oh, è così, eh? Sono una macchina timbratrice. Non mi batterai mai. Ah, oh, com'è fastidiosa. Questo poster è mio. Questo è quello che pensi? Oh no, non ci provare, ho sempre voluto questo poster. Sei troppo lento. Ah! Ho preso l'orologio, potrei andare avanti tutto il giorno. Questa è mia. Ho sempre desiderato il trofeo. Ma che succede? Oh, questo forse è stato un errore. Che cosa? Oh no! Siete seri? Basta così! C'è solo una cosa da fare. Ti sei meritato un brutto voto e anche tu. Immagino che sia giusto. Fuori di qui! Fatemi tornare al lavoro. Questa lezione è veramente noiosa. E questo cos'è? Da dove è arrivato? Un test. Ma sul serio? Hai detto un test? No, dai, deve essere uno scherzo, giusto? No, è tutto vero. Ed è difficile. Oh, ma dai. Non ho neanche studiato. Per fortuna non ho bisogno di studiare. Posso usare il mio telefono, lo metterò nel mio astuccio. Avrò tutte le risposte a portata di mano. Questa non la sapevo. Sarà facilissimo. Buona fortuna, David. Non ce la farò mai. Immagino che sarà un'altra F, a meno che... Mi è venuta un'idea. Devo solo fare qualche modifica alla mia penna e inizierò smontandola. Devo rimuovere l'impugnatura e... Ecco fatto. Ora posizionerò una striscia di carta sulla penna dove ci saranno tutte le risposte. Poi rimetterò l'impugnatura, farò in modo che copra il foglio con le risposte, così è perfetta. Ora non avrò problemi. Interessante. E l'insegnante non ne ha la minima idea. Devo solo far girare la penna e ho tutte le risposte. Ecco che stavo cercando. Farò meglio a sbrigarmi. Che succede qui? Gran bel test, uno dei migliori, eh? Davvero impegnativo. Oh, la puff! Meglio cambiare l'immagine del telefono. Stavo cercando una penna. Ok. Meno male, ci è mancato poco. Hai ragione. Fortunatamente non sospetta di nulla. Sarà il nostro segreto. Oh, no, non voglio alzarmi. Sì, adoro svegliarmi al mattino. Oh, la colazione a letto, questa sì che è vita. Bah, che schifo, non avrei dovuto berlo. Vediamo, quale delle due ha meno buchi?
Devo assicurarmi di portare con me tutto ciò che mi serve, tipo questi. Dovrebbero bastare per il giorno. 401, 2, 3, 4... Avrei dovuto studiare di più ieri. Oh! Ma che cavolo, come ti permetti di urtarmi così? Oh, ma guarda un messaggio. Aspetta un attimo. La festa, oh mio Dio, me ne ero dimenticata. Sì, sono super emozionata. Oh, che schifo, non posso andare alla festa con questo. Non c'è problema, indosserò questo. Ah, neanche questo va bene, accidenti, ci deve essere qualcosa. Diamo un'occhiata al guardaroba. Se c'è qualcosa di bello sarà qui sicuramente. Sì, posso farlo funzionare. Ah, mi piace. Ah, che diamine, deve essersi impigliato in qualcosa. Che schifo, una tarma. Beh, non l'avrà vinta. Ti ho detto di ridarmelo, brutta. Ma che ci devi fare? Non indossi neanche i vestiti, sei un insetto. Wow. Ah, non posso credere di aver perso contro un insetto. Ehi, non pensarci neanche. Mi hai sentito? Tieni quella boccaccia lontana dal top. No, basta. Ah, devo fare qualcosa. La ciabatta, ma certo. Ah, mira infallibile. Oh no, credo di averla fatta arrabbiare. Vattene, sei tutta impolverata. Oh mio Dio, devo fare qualcosa. Non mi viene in mente niente, posso solo continuare a correre. Aspetta, ferma. Non preferiresti questo delizioso maglione? No, cavolo, il mio piano non ha funzionato. Eh? Oh, grazie al cielo, ha smesso di inseguirmi. Ma ancora il mio maglione. E l'intero guardaroba. Mm? Cos'è questo? Ehi, fermi tutti, credo di avere un'idea ingegnosa. Mi servono soltanto questa carta e delle forbici, sono di nuovo in pista. Ok, è ora di iniziare, la festa non aspetta. Comincio tagliando la carta proprio qui, delle belle linee rette. Dovrò fare colpo su tutti, ancora qualche taglio ed ecco fatto. Addio forbici, ora devo cominciare a mettere in ordine. Devo solo piegare un po', piegare funziona sempre. Ok, penso che ci siamo, dobbiamo provarlo. Sì, è venuto come l'immaginavo. Chi ha bisogno di un maglione tarlato quando posso indossare questo? Ciao! Sì, so di avere un biglietto VIP, ma non ho praticamente niente da indossare. Seriamente, la mia vita è così difficile. Nessuno mi capisce. Beh, vediamo che c'è qui. Di che colore è questo, oliva? No. Argento? Passato di moda la settimana scorsa, show. Non c'è niente che possa indossare. È una giornata terribile. Non ho neanche degli accessori. Guardate queste scarpe terribili. No. Devo fare qualcosa e credo di avere un'idea. Oh, guarda, una chiamata. Pronto? Paris, ho bisogno del tuo aiuto. Non ho niente da indossare. Devi aiutarmi, non so più che pesci pigliare qui. Ok, ci penso io. Grazie al cielo. Ok. Ah, ma perché ci mette così tanto? Cioè, boh. Oh, finalmente sei arrivata. Ok, mettiamoci al lavoro, ho già perso abbastanza tempo. Mi serve qualcosa di personalizzato per questa festa subito. Non puoi fare più velocemente? Sto solo cercando di fare le cose per bene. Non ha senso fare qualcosa di personalizzato se poi non sta. Ecco, ho finito, torno subito. Sarà meglio che non ci metta una vita. Oh mio Dio, l'adoro! È un abito da sposa chic, detterò una nuova moda. Ecco il pagamento. Finalmente sono arrivata alla festa. Perché nessuno mi dà attenzioni? Ma che diavolo, che cosa indossa? Una busta? Chi si crede di essere? Mi sta rubando la scena. Fuori dai piedi, dobbiamo vedere questo vestito. L'ho fatto io. Bibi, fate largo. Mi piace viaggiare con stile. È l'unico modo. Woohoo, si va a lezione. Lucchetto al monopattino. La prudenza non è mai troppa. Aspetta, che succede?
Pista, arrivo io, la strada è mia. Che ne pensi? Guarda un po'. Un attimo solo. Ecco fatto. Ferma, ferma. È fuori controllo. Allora è questa la mia fine. Ah! L'ho quasi beccata. È finita. Sei impazzita. Potevo farmi male, sei una seccatura. Ops, il mio volante, lo porterò con me. Sha-la-la-la-la, che bella canzone, ma la lezione sta cominciando. Qualcosa non va? Ciao, vicina, come va? Bene? Perché sta parlando con me? Ho gli auricolari. Fantastici, vero? Fingi di non aver visto. Fili, wow! Non importa, funzionano ancora. Comunque, guarda questo. È l'ultimo modello. Invidiosa? No, per nulla. Beh, forse un pochino. Un attimo, che cosa c'è nel cestino? È un pezzo di cartone. Mi è venuta un'idea. Ha solo bisogno di qualche modifica. Che sta facendo adesso? No, è impossibile. La tastiera è pronta, ora serve uno schermo. Questa stampa fa il suo dovere. Ora un laptop. Invidiosa, eh? È una tragedia. Ti manca qualcosa? È questo che fa la differenza? Ah, ci sono. Anch'io ho una mela. La metto sul cartone e la fisso con lo scotch. Non dovrebbe staccarsi. Dovrebbe bastare. Vuoi vedere questo? Ma che hai combinato? Mi fa troppo ridere. Non importa, a me piace. È la cosa più importante. Sono esausta, voglio rinfrescarmi. Maggiordomo? Il suo ventilatore d'oro, permetta? Un venticello solo per lei. Che bello! Lo voglio anch'io. Userò questo cartone. Ah, molto meglio. Lo stai facendo a mano? Io non mi sporco le mani. Allora è così, ti sistemo io. Hai ragione, fantastico. Ti sei fregata il mio venticello? È mio. Ah, l'adoro. Oh, piantala, lo voglio io. Ora smettila, direzionalo qui. Mai. Come va, ragazzi? Oddio, mi gira la testa. Fermati, sul serio. Ha cominciato lei. C'è solo una cosa da fare. Io non guardo. È sicuro? Che sta facendo? Vi faccio vedere una cosa, guardate. Posiziono la tuta sul ventilatore. Prendete una gamba. Sono confusa. Non ho idea di che succeda. Ora vedrete, accendo il ventilatore ed ecco che va. Caspita, è fantastico! Sto benissimo! Basta con le attività stressanti, ho in programma un tour di shopping. Faccio una merenda veloce, questo brownie sarà perfetto. Guarda che bontà di cioccolato! Mmm, delizioso, ne avevo proprio bisogno. E userò questo foglio per la lezione. Ok. Prendo una matita. Aspetta, non posso usarle. Guardale, sono minuscole. Ah, fanno pena. Cosa posso fare? È quella la tua matita? È imbarazzante. Ho personalizzato queste a Parigi. Wow, puoi darmene una? Vuoi una delle mie matite? Assolutamente no. Oh, sei così cattiva. È la vita. Basta così. Aspetta. Mi è venuta un'idea. Prendo questa. Buona questa bibita. Deve esserci rimasto qualcosa. Cos'è quel rumore? Non credo ai miei occhi. Mettiamoci al lavoro. Poso la cannuccia sul tavolo, infilo una matita in una estremità e l'altra matita in quest'altra. È la misura perfetta. Ora ho una nuova matita. Proviamola. Funziona. Fai sul serio? Non mi farei mai vedere con quella. Quale matita dovrei usare? Questa? Oggi compito, qui non si usa il telefono. Ferma lì. Non fare un altro passo. Non avrai mica un telefono. Aspetta, fa sul serio? Torno subito. Ma che succede? Che strano. Non deve prendere il mio telefono, ma come posso fare? Dai, pensa. E questo che cos'è? È un astuccio di pastelli. Ci sono un genio!
Dovrò togliere i pastelli, voglio fare spazio per il telefono. Tolgo le matite colorate al centro. Dovrebbe bastare. Ora prendo il taglierino, farò un taglio nella scatola, deve essere della stessa misura del telefono. Voglio fare un lembo. Sembra della misura giusta. Metto il telefono all'interno e poi richiudo. Nessuno lo scoprirà. Ok, ecco fatto. Sono tornata, posso entrare in classe? Questo lo vedremo, devo scansionarti. È davvero necessario? Sono pulita, onesta. Niente, non mi nascondi qualcosa, vero? Neanche per sogno. Mi mette un po' l'ansia. Ok, sei brava. Lo sapevo, ha funzionato. Ce l'ho fatta! Via libera, finalmente. Tiro fuori il telefono, ci ho scritto tutte le risposte. Otterrò sicuramente una A. Mi comporto naturalmente. Cos'è questo? È uno scherzo? Posso entrare? Cellulari vietati. Okay, tenga. Sono troppo occupata. È stato facile. Quella regola è assurda. Tanto ho un telefono nuovo. L'altro aveva già 3 mesi. Era il momento di sostituirlo. Questo è molto meglio. La prof mi ha fatto un favore. Farò un po' di shopping online. Braccia distese. Un piegamento. Oh, dobbiamo proprio... Ferma. È ora di sudare un po'. Lo detesto. Chi la dura la vince. Non voglio vincere nulla io. Ho un'idea, forse questo ti motiverà. Wow! È cioccolato. Accetto la proposta. Non fermarti. Mollalo, aspetta. Oh. Buono. Non mi spiace tanto. Con questo ho chiuso. Ci vuole un approccio diverso. Potrebbe funzionare, sì. Ah, che sta facendo? Cosa ne pensi? Guarda quelle sabbie dorate. Wow, voglio andarci! Perfetto! Mi preparo per la spiaggia. Meno male funziona. Torno più tardi. Continuo a correre. Ha, che ridere! Pronta per cominciare? Sarà divertente. Non penso proprio. Ho cose migliori da fare. Selfie? Forza, ti divertirai! Non vuoi lasciarmi in pace, eh? Ok, dammi i pesi. Oh, che schifo! Vuoi che usi questi? Guardali! Sono disgustosi! Io non li tocco! Pronto? Voglio il tuo aiuto! Ora aspetto. Fammeli vedere. Ok. Ah, molto meglio questi. Voglio apparire bella quando mi alleno, come sempre. Sì, perfetto! Sono carina! Ma che ti prende? Ehi, smettila! Non farmi usare il fischietto! Non fare così! Ok! Sì, corriamo sul posto! Avanti! No, io non corro! Ah, ma certo! Guarda che cosa ho preso! Indossalo! Che roba è? Che sta succedendo? Dammi solo un secondo! E... azione! Ah, questo cambia tutto! Guarda quelle sabbie dorate! Lo sapevo, ti piace! Il mio lavoro è finito! Evviva! Niente può fermarmi! Aspetta! No! Au! Forse non era una buona idea. È meglio filare via. Pronti, ragazzi! Oggi c'è il compito! Cominciate pure, tanto vi boccio, via! Sì, adoro i compiti a sorpresa! Non andrà bene. Non ci capisco niente. Mi piace questa domanda. Psst, Madison, ehi! Qui! Eh? Che c'è? Puoi aiutarmi, per favore? Ok! Farò una nota al volo. C'è tutto il necessario e la spedirò per posta aerea. Sunny, ecco che arriva! Vai! Oh no, scordatevelo! Ora ci penso io! Il mio aereo di carta! Non provarci di nuovo, dico sul serio! Certo, scusi! Ottimo, ora come faccio? Magari avrò fortuna? Sì, come no! Mi spiace, ci ho provato. Deve esserci qualcosa che possiamo fare. La lavagna! Sì, funzionerà. Avrò bisogno del mio quaderno. Sto per dargli un nuovo look. Lo dipingerò di nero, ma questa non è una vernice ordinaria, è pittura lavagna. La userò per coprire il mio quaderno. Stendo per bene. Quasi fatto.
Ecco qui, ora la lascio asciugare, non dovrebbe volerci molto. Prendo un gessetto e posso scrivere la risposta sulla vernice, così. Si cancella in un attimo. Perfetto, è ora di aiutare Sunny, rimarrà di sasso. E io mi posso esercitare. Perfetto. Ehi Sunny, guarda qui. Oh wow, ho quasi trovato la risposta. Lo sapevo. Wow, grazie Madison. Ci sei? Bene. Tienila ferma. Oh, che succede? Niente imbrogli. Ups, devo cancellare. Non sto barando, guardi, è solo un quaderno. Ah, ok, scusa. Devo essermelo immaginato. Continuate. Grazie Madison, sei la migliore. Non c'è di che. Non vedo l'ora che questa lezione finisca. Lo so, è terribile. Woohoo! Andiamo! È stata dura. Ciao, Sunny! Ciao, ci vediamo dopo. Andiamocene. Wow! Sunny? Oh no, stai bene? Siediti lì. Che è successo? Non lo so. Non mi sorprende. Aspetta. Sei scivolata sulla penna. Non permetterò che accada di nuovo. Comincio tagliando un pezzo di cartoncino così. Poi con un pennarello nero ricalco i bordi e aggiungo i dettagli. Sono due gattini. Sarà fantastico. Ok, basterà. Ora lo giro. C'è ancora una cosa da fare. Attacco due calamite alle estremità e ne inserisco una nel quaderno. Poi metto la penna nel mezzo, chiudo il quaderno e collego le calamite. Quella penna non andrà più da nessuna parte. Che ne pensi, Sunny? Wow, grazie Madison, mi ci voleva proprio. Andiamo. Adoro questo rossetto. Shh, devo concentrarmi. Ecco, perfetto. Un altro taglio, ce l'ho fatta. Ora mi serve della colla, solo un po'. Oh sì. Ah, forse è troppa. Ho esagerato, è così appiccicosa. Che schifo! È una sensazione stranissima, colla cattiva! Stai bene? Che è successo? Non voglio parlarne. Accidenti, che casino! È la quarta volta oggi. Devo aiutarla e ho il rimedio proprio qui. Questa boccetta roll-on è perfetta. Passami la colla. Vuoi questa? Ti avverto, è fuori controllo. Tranquilla, svuoto la mia boccetta e ci verso la colla dentro. Pianino, non voglio rovesciare niente. Altrimenti faccio la fine di Madison. Ci chiameranno le sorelle appiccicose. Ok, è tutto. Rimetto il tappo e voilà. Tieni, è per te. Cos'è? Vuoi che lo usi? Sei sicura? Augurami buona fortuna. Wow, guarda! È la quantità perfetta di colla. Penso che sia pronto. Kevin l'adorerà. Davvero? Persino il nome ha sbagliato! Questo è il peggior compito che abbia mai visto. La penna non scrive. Sarà finito l'inchiostro. La smuovo un po'. Farò finta che non è successo. Userò questo. Ups! Oh, ora lo raccolgo. Ecco, dov'ero? Dov'è finita la mia penna? Era proprio qui? Non può essere andata lontano. E ora come faccio a mettere i voti? Aspetta un secondo, la mia pistola per colla a caldo! Proprio quello di cui avevo bisogno, non mi delude mai! Prendo il mio anello e ci applico sopra uno strato di colla, poi... sopra ci attacco una gomma. Poi mi serve la colla rossa, la userò per disegnare una F. Poi lascio asciugare, ho fatto anche una A. Ma non credo che la userò spesso. È l'ora dei voti! Una bella F! E questo... una A, sono sorpresa! È molto più veloce così! Vorrei averci pensato prima! Ragazzi, ho corretto i compiti! Ma che... la mia penna! Oh oh! Che succede? Niente! Avrei dovuto saperlo! È stata un'idea di Naomi! Ehi, silenzio!
Sono arrabbiatissima. Beh, ho comunque gli anelli. Fate come se non vi avessi detto niente. Dovrei farmi crescere le unghie. Amo questi colori. Quindi la lezione? Oh, giusto, mi ero dimenticata. Ok, nessun problema. A noi fa solo piacere aspettare, è il mio primo giorno. Sì. Prendete queste matite e disegnate. Non ci servono. Possiamo usare le nostre matite. Sono molto più divertenti. Credo che invece userò una penna. Che bel colore! Inizio con dei cuoricini carini. Non sono soddisfatta, riproviamo. Li cancello. Ideona! Sarà bellissima! Faccio dei tagli sulla gomma. E tolgo le parti tagliate. Creo varie forme. Poi premo in una palette di tempere. È un timbro! Che bello! Wow, guarda che carino! Ho finito! Così posso dedicarmi ai capelli. Amo questa lezione! Wow, geniale! Vorrei anche io fare una cosa del genere. Non riesco a tagliare il tappo della penna. Ups! Oh, guarda cosa ho fatto! Di male in peggio! Aspetta, so cosa fare! Posso prendere in prestito la piastra? Ok. Grazie, mi serve un'altra cosa. Un quadratino di gomma piuma. È perfetto, iniziamo! Inizio piastrando la gomma piuma. Poi la metto su un tappo di un pennarello e ci premo sopra una biglia. Così si crea una rientranza. Taglio tutto intorno, poi applico un piccolo strato di colla. Ho fatto un cuore con la gomma piuma di glitter e ho avvolto il tappo con la stessa gomma piuma. È morbidissima! Wow, che penna! Faccio lo stesso con le altre. Super divertenti! Ehi, Naomi! Che c'è? Guarda! Cosa dovrei guardare? La mia penna, ovvio! Ah! Dove sono finite? Non ci credo! Ehi! Quelle sono mie! Mi sento così alla moda! Ma ci ho messo un sacco per farli! Mi piace la scrivania in ordine, sta venendo bene! Vicino ci disegno una foglia, mi sento di stare nella natura! Sono pessima a disegnare e guardando Naomi sembra molto più facile! Non devo per forza strafare, faccio più che posso! Aspetta, ho dimenticato questi stickers! Che noia il mio quaderno! Posso migliorarlo o almeno posso provarci? Inizio disegnando un cerchio su un pezzo di carta! E poi disegno uno smile! Inizio con gli occhi! Che simpatico che è questo omino! Poi lo tagliamo! E ora mi serve un pezzo di carta forno quadrato! Poi lo copro con lo scotch! Lo stendo per bene! Non voglio increspature! E ora taglio tutto intorno! Sta venendo bene! Ma ne devo fare altri! Bellissimi! Proprio quello che mi serve! Tolgo la carta forno e ora posso attaccarli al quaderno. Ah, che carina questa rana! Già sembra più bello. Ed è stato facile! Wow! Psst! Naomi! Sì? Wow, Julie, che bello! Posso avere qualche sticker? No! Cosa? Per favore, per favore! Non mollerai, vero? E va bene, non posso avere mai cose belle! Davvero, mezzo sticker! Concentratevi, ragazze! Oh, quel ventaglio mi ha fatto venire un'idea! Mi serve il mio quaderno! Devo fare qualche aggiustamento! Taglio un semicerchio! Poi devo applicare la colla! Copro la copertina, poi ci attacco del feltro! E ora ci attacco anche un pezzo più piccolo, bianco! E poi un pezzo rosso! Inizia a prendere forma! Ho tagliato quello nero a forma di goccioline! Questi sono i semi! Finito! Il mio quaderno anguria! Lo so, è stupendo! Sì! Va bene essere invidiosi! Oh wow, pazzesco! Devo guardare più da vicino! È solo un quaderno! Mi serve? Amo l'anguria! Ma cosa è appena successo? Oh, bene! Questo va dritto nella mia collezione!
Inizia a fare caldo qui. Devo rinfrescarmi. Ah, molto meglio. Oh, detesto questa materia. Non sei poi così intelligente, eh? Ho qualcosa di divertente per voi oggi. Cosa? Questo arcobaleno carinissimo. Ok, non serve che mi applaudite. Perché non provate a farlo anche voi? Ok, aspetta, non ho penne. Sarà divertente. Oh, guarda le penne di Naomi. Ehi, amica. No, le penne non te le presto. Oh, e dai, perché devi essere così cattiva? Grandioso, proprio quello di cui avevo bisogno. E va bene, ti do queste. Oh, grazie. Aspetta, che devo farci con queste forbici? Posso tornare al mio arcobaleno? Inizio colorando la copertina del quaderno. Inizio dall'angolo. Uso diversi colori. Lascio che si mescolino per un effetto più carino. Poi devo coprire la copertina con dello scotch trasparente. Poi dipingo con vernice acrilica nera. La distribuisco uniformemente. E ora lascio asciugare. Poi mi serve una gomma da cancellare che uso per togliere un po' di vernice. Disegno delle linee diagonali da una parte all'altra della pagina. Rivelerà i colori che ci sono sotto. Wow, che bello! Davvero carino! Dimmi qualcosa che non so. Io non so fare niente del genere, devo pensarci. Non sono così creativa. Aspetta, forse posso usare gli elastici che ho sui capelli. Provo, perché no? Me ne servono altri. Me ne servono altri. Ce n'è uno verde. Ci sono altri colori. È tutto ok, Julie? Torno subito. Geniale! Ora ho tutto quello che mi serve! Wow, mica male! Mi serve una pistola per colla a caldo. Metto un po' di colla all'angolo del quaderno. Poi ci attacco una parte di elastico. Continuo aggiungendo altri colori. Finché non ho ricoperto tutto il quaderno. Wow, guarda, è come un arcobaleno! Che ne pensi? Carino, eh? Wow, come hai fatto? Significa che ti piace! Wow, hai finito! È stato facile! Mi piace il contrasto di colori! Wow, bellissimo! Proprio come quelli della mia giacca! Non ho idea di cosa lei stia parlando. Aspetta, ne avevo molti di più! Julie, che hai combinato? Aspetta, Julie, dove sta andando? Che posso fare? Ok, ragazzi, oggi compito in classe e non sarà facile. Potete iniziare. Iniziamo. Difficile. Dove sono le mie matite? Di solito stanno qui. Ah, che strano. No, non ci sono. Ehi, e tu chi sei? Non importa. Oh, ci sono problemi, Julie. Ok, prenderò una penna dalla mia borsa. Deve esserci qualcosa qui. O almeno spero. Oh, cos'è? Carina, ma non mi serve. Posso cambiare banco? Oh, non vedevo l'ora. Devo lavorare sui bicipiti. Sono floscia. Ma è normale. Non ho idea da dove venga. Iha! No. Posso tenerlo per dopo. Non ho tempo per questo. Cos'è? Questo è tuo? Mai visto prima d'ora. Oh, giusto. Sì, mio. Scusa. Che c'è, Julie? Che guardi? Credo di avere un'idea. Di che stai parlando? Prendo questo elastico. Proprio quello che mi serviva. Grazie. Che succede? Questo è un ragno? Ah, levamelo di torno! Metto l'elastico sul quaderno. Uso la colla per tenerlo fermo. Poi ci metto sotto una penna. Poi altra colla vicino alla penna. Uso la colla glitterata. Per un effetto più sfizioso, poi posso aggiungere altri articoli di cancelleria, tipo righello e compasso. C'è spazio per tutto quello che mi serve e non li perderò più. È tutto al suo posto, tutto a portata di mano. Guarda qua, ho fatto tutto da sola. Julie? Ups, il compito in classe è giusto, me ne ero dimenticata. Oddio, quel ragno era enorme. Devo sbrigarmi a finire il compito. È finito il tempo. Posate le penne. Ritiro i fogli.
Fio, giusto in tempo. Ho già finito. Ma ho appena iniziato. Dammi qua. No, aspetti, parliamone. Mi sa che a Julie è andata male. Sono delusa, Julie. Ma hai visto il mio quaderno? Amo la mia nuova cover. Wow. Lo so, bellissima. Oh, voglio vederla. Wow, sei troppo fortunata. Com'è la tua cover? La mia? Niente di speciale. Sì, lo immaginavo. Oh, mi sta chiamando qualcuno, devo andare. Wow, che bella, Julie. Beh, ciao, la giornata va migliorando. Io per fortuna sono uscita. Ehi, Naomi. Ehi, Leo, ho una cosa per te. L'ho presa per te. Voglio dartela. Oddio, grazie. Che carino, aspetta. Leo, è proprio quello che mi serviva. Metto i fiori su una striscia di carta forno. Poi copro con il nastro adesivo e lo distendo per bene. Poi taglio tutto attorno. Poi tolgo la carta forno e li attacco sul telefono. E ora il resto. Wow, com'è colorata! Avete visto? Oh, sono io quella popolare! Non più! Me ne fai una anche a me, ti prego! Su, diamoci da fare. Ma come, anche lei ha la valigetta con l'unicorno? Che ha da guardare? Beh, che vinca il migliore, cioè io, con un'intera tavolozza di colori. Scommetto che sta crepando di invidia. Anch'io ho dei colori bellissimi. Posso farmi bella quando voglio. Ah sì? E i miei pastelli alla Wolverine? Tutto qui, guarda il mio nuovo rossetto. Capirai, non hai visto i miei tubetti di tempera? Ah, non lo sopporto! E naturalmente i pennelli. Pennelli, dici? Guarda che cosa ho io. Esatto, un intero set di pennelli per il trucco. Va bene, lo ammetto, ha vinto lei. Aspetta un attimo. Non mi do per vinto, ho un'idea geniale. Prendo un po' di feltro, un righello e un gessetto. Poi disegno dei trattini di un centimetro ciascuno. Ecco qui, ho disegnato due file di trattini per due volte. E qui è dove ho ritagliato il feltro. Adesso posso inserire matite e pennelli. Basterà infilarli nei ritagli che ho fatto e poi posso arrotolarli facilmente. Una volta arrotolato tutto, aggiungo qui un po' di colla. E poi incollo questo bel fiocchetto adesivo. Ed ecco fatto! Visto che bello? Scusa? Non hai visto la mia arma segreta? Ma cosa? Come? Come osa? Che combinate voi due? Ah, una sfida? Dichiaro il vincitore, allora. Sei tu! Sì, lo sapevo! Ero certo della vittoria! Non ci posso credere! Bene, bene. Ho preso tutti i miei telefonini. Oh no! Accidenti, li stanno sequestrando! Non potrò entrare senza consegnarli tutti. Ok, usa il cervello. Nascondili da qualche parte, in tasca o dovunque. Ok. Così, sono pronto. Posso provare a intrufolarmi. Anzi, uno lo consegnerò così non sospetterà degli altri. Ecco a lei. Non mi serve mica, sa? Ok, ho passato i controlli, tutto è filato liscio. Attenzione, oggi c'è il compito in classe. Non avete molto tempo, quindi al lavoro. Ok, mi serve il mio primo telefonino. Oh no, ho scordato di metterlo in carica. Vediamo quello che ho sotto il berretto. Mi salverà. Oh! Ah? Che cos'era quel rumore? Forse non era niente. Oh, ci è mancato poco. Ok, devo prendere il telefonino senza farmi beccare. Oh no, cavolo, lo schermo si è rotto! Ok, calma, ne ho un altro. Quello che ho nascosto nel cappuccio. A posto, posso fare il compito. Che succede lì dietro? Non avrà un telefonino intrufolato di nascosto, spero. Se è così, devo dargli una lezione. Ah, chi ha spento le luci? Oh, ehi, si vede la luce dello schermo. Ma no, preso con le mani nel sacco. Eh già, ho visto quel telefono, pensavi di passarla liscia, eh?
Adesso ho proprio tutti i tuoi telefonini. Ma tu guarda quanti ne avevi nascosti. E adesso che faccio? Aspetta, ma cosa vedo lì sotto? Come ha fatto a portarsi un telefono? Sono così invidioso. Ehi, complimenti, fatelo dire. È stato facilissimo. Basta questo. Scotch, ma è geniale! No, è suonata la campanella. Devo far piano in punta di piedi. Ok, non c'è nessuno intorno, sono da solo. Oh, ave, è così bella e dolce. Ci siamo, forza e coraggio adesso. Le piacerà un sacco questo muffin, l'ho fatto per lei. Oh no, sta arrivando, devo far presto. Accidenti, non c'è più tempo, devo nascondermi qui. Eccola, adesso guarderà nell'armadietto appena posa il telefono. Oh no, non può essere, quello è Jake. Ciao Ava, ho preso questi dolci per te. Per me, wow, sembrano buonissimi. Assaggio prima questa fragolina. Che buona, ne vuoi anche tu? No, non è giusto. Come può preferire lui a me? Ok, adesso è il mio momento. Adorerà questi tulipani, lo so. Ciao Ava. Eh? Chi è? Oh, ciao, posso fare qualcosa per te? No, scusa, fa niente. Ok, va bene. Come profumano queste rose? Ava ha bisogno di qualcosa su cui scrivere. Tocca a me. Tieni, puoi usare il mio quaderno. Tieni, usa pure il mio. So che ti piace il viola. Ah, Jake avrà di nuovo la meglio. Guarda, ne ho tre, sono tutti per te. Ah, ma guarda che cosa c'è qui sul tuo quaderno. Ma come, sul serio? Ho usato un po' di strass e di pagliette colorate, sì. Li ho presi di tutti i colori e ho usato il coperchio di una scatola di patatine. Con appena un po' di colla attorno al bordo. Poi basta premerlo sulla copertina del quaderno ed ecco fatto, divertente e coloratissimo. Che bravo, è veramente bellissimo. E ho anche questi. Colorerò questo cuoricino col gesso. Ah, che fame! Sì, pizza! Niente, è meglio della pizza. Oh, mi è caduta sulla maglietta. Sono tutta sporca adesso. Che succede? Perché stai piangendo? Mi sono sporcata la maglia. La mia maglia preferita. Oh, perbacco, ok, non ti preoccupare. Dai, forza, deve esserci qualche rimedio. Ci sono, il gesso! Ma certo, funzionerà. Ok, ho qui il mio gessetto e la maglietta sporca. Adesso passo il gesso proprio sopra la macchia. Ecco, su tutta quanta la macchia. Adesso la metto in lavatrice. Ta-da! Guarda la tua maglia come nuova! Sei pronta? Ecco fatto! Wow! Grazie, papà! Oh, però aspetta, attenzione con quella pizza. Ecco, così la tua maglietta non si sporcherà più. Papà a volte fa la differenza. Ah, proprio non ci riesco, è così difficile. Ok, forse posso provare questo. No, niente, non serve. Ah, che giornata da incubo. Ok, devo calmarmi e pensare. È solo matematica, giusto? Niente, non ce la faccio. Sono un totale e completo fallimento. Ma che fa? Guarda quanta carta sta sprecando. Ma come ci riesce? Il compito è così difficile. Se gli chiedessi di aiutarmi? Ah, aiutare te! Non se ne parla, non aiuto gli sfigati. No, non vorrà mai aiutarmi, lui è troppo popolare. Oh, che cos'è questo caldo? Sento solo io così tanto caldo. Eh? Ehi, che succede? Niente. Non ci credo. Ha già quasi finito tutto il compito. Non ho scelta, devo chiedergli di darmi una mano. Aiutarti? Certo, con piacere. Guarda, ti mostro un trucco. Evidenzia i primi numeri qui a destra e moltiplicali. Fai lo stesso con gli altri e scrivi il risultato. Ora questi due numeri devi anche addizionarli e il risultato lo metti qui in mezzo. Ecco la moltiplicazione risolta. Prego. Grazie, sei davvero adorabile. Adesso sì che posso fare il compito. Adoro scrivere i temi e sono bravissimo. Nessuno è così tanto eloquente come me. Guarda lì come scrive. Che secchione.
Ogni passaggio del tema deve essere perfetto. Ah, questa limetta è consumata. Me ne serve un'altra. Ah, no, voglio quella verde. Questo passaggio devo argomentarlo meglio. Ecco! Adesso, dopo lo svolgimento, il gran finale. Oh no, ho consumato la punta della matita. No, 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 come farò adesso a finire il tema? E scusa, ehi, hai una matita da prestarmi? No, vedi, ho solo questa. Ah, forse andrà bene. Fammi provare. Sì, sono un genio, funziona! Sta temperando la matita davvero! Fantastico, posso finire il tema. Forse vuoi scrivere un tema anche per me? Certo, ti devo un favore. Grazie. Sì, io guardo i social intanto. Che noia! Mi fai ridere, Leo. Oh no, la mia matita! Che fastidio! Eh? Cosa sto facendo? È proprio quello di cui ho bisogno. Per prima cosa tolgo il coperchio dalla scatola, poi incollo un temperino sul lato inferiore. Ricompongo la scatola e ora mi serve la pistola per colla. Ne metto un po' sul lato e attacco un bastoncino per ghiaccioli. Aspetto che la colla faccia presa. Ora taglio un semicerchio da un pezzo di foam. Aggiungerò altra colla alla base della scatola. Poi attacco il foam proprio così. Avvolgo la scatola in questa carta colorata. Poi aggiungo altro foam alla parte superiore. Avvolgo tutto intorno e aggiungo alcune piccole decorazioni. Voglio fare una faccina sorridente. Poi ci attacco degli zuccherini. È un ghiacciolo, ma non solo. Posso usarlo per temperare la mia matita. Adorabile e pratico. La scatola raccoglierà tutti i truccioli. Forse ho esagerato. Devo fare le cose con calma. Riesci a percepire la mia paura. Ecco! Mi stai prendendo in giro! Ah, che rabbia! Sapevo che sarebbe successo, almeno un temperino! È l'ora del test! Silenzio! Vi terrò d'occhio! Ho un buon presentimento! Anch'io? Davvero? Tu? Lo vedremo! Sarò la migliore in questo test! Ah, sì? Lo vedremo. E ora copiamo. Ehi, sta al tuo posto. Sei proprio una nerd. Ehi, cosa ho detto? Non ho tempo per questo. Per fortuna sono sempre preparato. Dovrei prendere una A come copione. Eh? Che cosa hai detto? Ehi, prof, da questa parte. Cosa stai facendo, Leo? Osservo gli uccellini. Smettila. Mi conosce, sono uno studente modello. Certo, se lo dici tu. Un ghiacciolo. Ehi, Julie? Che c'è ora? Vuoi fare uno scambio? Non credo proprio. Pensavo avrebbe funzionato. Ma non mi arrendo. Insomma, sembra davvero buono. So che è il mio punto debole. Bene, lo mangerò io. Dammelo. Ecco, prendi il mio righello. Ne è valsa la pena. Mi sono goduta ogni secondo. Aspetta un attimo. Questo bastoncino mi ha fatto venire un'idea. Ma me ne serviranno altri. Mi serviranno anche dei pennarelli. Coloro i bastoncini e li metto da parte. Ora mi servirà una striscia di cartoncino su cui ho disegnato due orecchie. Le ritaglio e metto uno dei bastoncini alla base. Allineo il righello e traccio delle linee sul bastoncino, seguendo il righello. Ora ci disegno sopra una faccina. Così dovrebbe andare. Davvero adorabile! Ed è stato facilissimo da realizzare! Ehi, cosa ne pensi? Shh, devo concentrarmi! Ma che... Ehi! Ups, spiacente! Mi ha ingannato! E mi ha soffiato il gelato! È meglio che finisca il mio test! Guarda quei righelli! Giù le mani, amico! Uffa, e va bene! Che bel sonnellino! E questo, ragazzi, è un cavallo. Spero che vi ispiri. Voglio che creiate la vostra versione personale. Mi sembra una buona idea. Sarà meglio che prenda i pennarelli. E io cosa uso? Ecco qua. Non riesco a trovarli. Oh, guarda un po'. È proprio quello che mi serve. Aspetta. Non ho idea di cosa stia parlando. Dove sono finiti? Erano proprio qui. Ladro! Quelli sono miei. Cosa? Non ti sento. Devi parlare più forte. Aspetta. Quel cotton fioc mi dà un'idea. È ora di mettersi al lavoro. Avrò bisogno di un paio di forbici. Taglio la parte superiore.
Poi mi servirà un pezzo di carta velina. Ce la avvolgo intorno, tenendola bella stretta. Poi fisso il tutto con dello scotch. Ok, mi sembra ottimo. Ma non ho finito. Avvolgo il tutto in un cartoncino blu. Ancora un po' di scotch. Farò tutto il giro. Perfetto, proprio come lo volevo. Farò lo stesso con altri cotton fioc, usando cartoncini di colore diverso. Ora imbevo i cotton fioc nella vernice usando gli stessi colori. Faccio assorbire per bene il colore e ecco dei pennarelli fatti in casa. Becca! Inizierò con il blu. Oh, avevo dimenticato di avere questa. Wow, a volte mi sorprendo di me stesso. Sono un artista nato. Augurami buona fortuna. Inizierò con due cerchi, poi cambierò colore. Ora posso colorare. Il tempo sta per scadere, ancora 5 minuti. Devo accelerare, non la deluderò. Oh, ok. Forza, non sono bravo, sotto pressione. Stop, mostratemi i vostri disegni. Ecco qua, spero che le piaccia. Meraviglioso, Julie. Avevo iniziato bene. Voglio dire, conta qualcosa, no? Accidenti, non so cosa dire. Insomma, ci hai provato. Molto bello, sono colpito. Finalmente la lezione di matematica. È la mia preferita. Allora ragazzi, vediamo se riuscite a risolvere questo. È piuttosto complicato, avanti. Dov'è la mia matita? So che è qui da qualche parte. Forse nello zaino. Diamo un'occhiata. No. Nessuna traccia. Aspetta, eccola là. È proprio dispettosa. Pensavi di poter scappare, eh? Bel tentativo. Ok, proviamo. Ecco qua. Troppo facile. Aspetta, no. Devo correggere. Non ho una gomma. No, che disastro. Devo trovarne una e in fretta. Lo zaino. Forte, un guantone da box. Concentrati, Leo. Per favore, per favore, per favore. No, non c'è niente. Cosa posso fare? Come sei drammatico. Aspetta un attimo. Guarda quella scatola di fiammiferi. Mi chiedo se... credo di poterla usare. Ehi, Leo. Ti serve una gomma? Penso di poterti aiutare. Per prima cosa, tolgo i fiammiferi. Non ci è voluto molto. Ora posso chiudere la scatola. Avrò bisogno di altre scatole. Applico un cartoncino colorato all'estremità, poi mi servirà della colla. Ne metto un po' sui lati e poi incollo le scatole l'una sull'altra. Aspetto che si asciughi e poi ne metto ancora. Metto altre due scatole in cima. Devo essere precisa. Ripeto lo stesso passaggio, più colla e più scatole, proprio così. Ora posso applicare della colla sulla parte superiore e un po' ai lati. Ora avvolgo il tutto con del cartoncino, stendendolo per bene. Poi attacco delle perline al cartoncino. Con delle pinzette si fa subito. Uso altra colla per fissarla in posizione. Questa è l'ultima. Penso che ci siamo. Non vedo l'ora di mostrarlo a Leo. Che ne pensi? Che cos'è? Lascia che te lo mostri. Ogni scatola è un cassetto. Forte! Ci puoi mettere tutta la cancelleria. Wow, davvero pazzesco. Grazie, Julie. Ora non mi perderò più niente. Oh, mi si è spuntata la matita. Questa giornata non fa che peggiorare. Tranquillo, Leo. Guarda lì dentro. Oh, giusto. Vediamo un po'. Wow, proprio quello che mi serve. Sei la mia salvezza, Julie. Cosa farei senza di te? Lo rimetto a posto. Così lo ritroverò ogni volta. Sono contenta che ti piaccia. Bene ragazzi, prossima domanda. Non dovrebbe essere difficile. Cosa? È impazzita. Aspetta, questa forse la so. Sappiamo tutti che la scuola è tosta, per non parlare degli insegnanti. Condividi il video con gli amici e iscriviti al canale per altri video fantastici come questo qui.